Shalom, pace a voi e buona giornata. E quindi nel nostro cammino che abbiamo intrapreso in questo tempo quaresimale abbiamo parlato della parola, abbiamo parlato della preghiera, abbiamo parlato di un lavaggio che tocca il cuore, l'anima, che ci trasforma e non possiamo trascurare e dimenticare un aspetto molto importante che è quello del digiuno. Ecco, il digiuno non è una dieta fatta bene. Non è per perdere qualche chilo in modo da poterci abbuffare poi, non è nemmeno per far vedere a Dio che noi siamo capaci di chissà quali cose, non ne ha bisogno. Ecco, che cos'è il digiuno? Il digiuno, intanto ricordo che Gesù stesso ci richiama all'esigenza del digiuno, ma il digiuno in una maniera nuova, ecco, diciamo, profumandosi il capo, non mostrando agli altri che si digiuna. Ma quindi allora mostrando un volto sereno, sorridente, amoroso, tenero, misericordioso. Ecco, il digiuno rivela qualcosa, rivela ciò a cui noi siamo attaccati. Provate a togliere a un bambino il suo giocattolo preferito, quanti strilli, quanto, e addirittura può anche arrivare a rompere tutto proprio perché vuole quel giocattolo. Ecco. Il digiuno ci rivela che cosa noi siamo attaccati, che cos'è che lega la nostra vita, che cosa è per noi un peso al piede che ci impedisce di correre. Ecco, una zavorra che ci appesantisce, appesantisce il cuore, appesantisce l'anima e addormenta la nostra anima. Ecco, allora fare un buon digiuno vuol dire guardarsi dentro, quello che il Signore illumina e dice: qui devi migliorare, qui devi cambiare, qui ti devi staccare. Forse stai guardando il tuo fratello e la tua sorella come un oggetto, lo stai usando. Forse potresti dare qualcosa in più a quel fratello, quella sorella che è nel bisogno. Apri i tuoi occhi, ecco, non essere legato a te stesso. E allora ti auguro di scoprire in questo tempo, attraverso anche il digiuno, quindi la rinuncia a qualcosa del cibo che così da liberare il nostro corpo anche tossine che possono farlo soffrire, ecco, liberare così la nostra anima, liberare il nostro sguardo perché possiamo guardare bene quel volto amoroso di Dio, luminoso, e rivolgersi così anche al volto del fratello che tende la mano, forse non fisicamente, ma la sua anima è protesa verso di noi chiedendo aiuto. Buon cammino.